aveva la nostra stessa età. Si chiamava Andrea Esposito e invece di andare a scuola lavorava per aiutare la sua famiglia. Aveva 12 anni Andrea Esposito quando fu ucciso barbaramente nel mercato coperto di Casoria dove lavorava, era il 1990. Oggi, nella giornata dedicata alle vittime innocenti delle mafie, ad Ortona gli studenti hanno detto no alle mafie, sì alla legalità, al rispetto delle regole e delle persone. È stato inaugurato un murales realizzato dagli artisti Franco e Gabriele Sciusco. Sindaco Leo Castiglione, il messaggio forte che viene lanciato qui dagli studenti ed anche da un murales, no alla mafia. Certamente, la città di Ortona è sempre stata sensibile e attenta ai valori del rispetto, della legalità, della democrazia. È bello oggi vedere che questa sollecitazione viene anche dalla comunità scolastica, dai ragazzi che rappresentano il nostro futuro e a cui lasceremo dei valori che ci sono stati tramandati. Questo è il nostro compito, è un impegno di tutti, di ogni singolo cittadino e oggi vedere la città riunita tutta quanta in una fase importante, storica, molto ma molto importante appunto che ci tocca personalmente perché la storia ormai è diventata realtà, quella storia che noi pensavamo di studiare solo sui libri di scuola oggi è tornata alla ribalta in una città che 75 anni fa ha vissuto in prima persona il dramma della guerra. Ecco, noi vogliamo ripartire dai nostri padri, da chi hanno trasmesso a noi quei valori forti come quello della legalità di cui oggi parliamo ricordando Andrea Esposito, un ragazzo che è morto innocentemente proprio all'interno di un mercato ortofrutticolo di Casoria, della sua città, ed è per questo che grazie al lavoro meraviglioso dei nostri artisti Gabriele e Franco Sciusco vogliamo tenere viva nei cuori degli ortonesi l'immagine di questo ragazzo. Luca Mena, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Francesco Paolo Tosti di Ortona, un percorso per la cultura della legalità avviato da tempo con gli studenti. Sì, praticamente questa scuola, la nostra scuola, ha avviato questo percorso di legalità, di diciamo formazione, sensibilizzazione verso la legalità che ha visto coinvolta la nostra scuola e l'Associazione Libera e la Prefettura di Chieti in questa attività di formazione anche dei nostri insegnanti e di sensibilizzazione dei nostri studenti. Oggi è la giornata della memoria delle vittime della mafia ed è una giornata sancita da una legge dello Stato, la numero 20 del 2017. E quindi noi ci siamo inseriti pienamente in questo contesto e questo fatto che noi oggi vogliamo ricordare vede non casualmente la realizzazione di questa opera artistica che ovviamente serve anche di sensibilizzazione a tutta la città qui al mercato coperto di Ortona in modo da come dire, mettere insieme l'esperienza tragica di questo ragazzo di diversi anni fa con un luogo che è lo stesso dove purtroppo è perito questo ragazzetto.